In Piazza della Vittoria Lodi, angolo Corso Roma, per una buona causa. Calendario 2024 per gli amici degli animali di Lodi. Una nuova edizione, quindi. Che edizione è? Edizione 2024 è la nona, abbiamo iniziato nel 2016 e l'iniziativa si propone di per appunto mettere in vendita il calendario dell'Associazione Amici Animali per raccogliere fondi a supporto delle più di 70 colonie feline presenti sulla città di Lodi, 500 totali nel Lodigiano. Ma oltre al calendario ci sono altre iniziative? Sì, ci troverete sempre per il calendario in Piazza della Vittoria Lodi, sia il 18 che il 26 di novembre, e poi le iniziative di raccolta alimentare che abbiamo nei diversi punti vendita dedicati ai pet sulla città di Lodi. Amici degli animali si occupa ovviamente degli animali abbandonati. Quante colonie avete? Le colonie feline di cui ci siamo occupati sono 70 in 31 comuni nel 2023 e in totale ci sono 70 colonie sulla città di Lodi e 500 complessive nell'Odigiano. Come vengono gestite queste colonie? Le colonie feline vengono gestite da persone che si dedicano totalmente ai gatti che noi definiamo randagi e che hanno bisogno di cure, gattare e gattari che sono presenti per l'appunto e dovrebbero essere supportate secondo la legge quadro nazionale dai comuni stessi, ma si dedicano con loro risorse attraverso l'aiuto di associazioni come la nostra, appunto, a questi nostri amici animali. I comuni e le istituzioni vi aiutano in questo senso? Alcuni sì ed altri no, dipende molto dalla sensibilità dei sindaci che hanno la responsabilità delle colonie feline e purtroppo sono molto pochi quelli che manifestano questa grande sensibilità. Vi occupate anche degli animali selvatici, se non erro? Sì, non è direttamente nostra competenza come associazione, però insieme alle istituzioni stiamo lavorando per portare un CRAS, un centro di recupero animali selvatici, in provincia di Lodi.